Dalle campagne di Ghibullo. Non ho mai visto niente di più terribile. Per la via erbosa. Questo non è un uomo, è il diavolo in persona. Verso Forlimpopoli. Ci ucciderà tutti. La più terrificante storia mai raccontata. Questa volta non è solo buona. Questa volta uccide. La piadina assassina. E il sangue scorrerà come fosse Sangiovese. Tra le piccole maglie di una provincia rurale scopriamo un gruppo di giovani cinemaker appassionati di storie da brivido. Il loro nome è Gli Amici del Cinema. E vi svegliamo in anteprima alcune sequenze del loro terrorizzante lavoro, La piadina assassina. Un film da fare paura? Noi crediamo proprio di sì. Un serial killer che uccide senza pietà. Commissario che gli dà la caccia. Un lavoro del genere non l'ho visto neppure quando facevo la stagione al macello di San Zaccheria. Per una storia che non lascia respiro. Maledizione, commissario Turroni, siamo finiti dentro la sua tana. Solo la parola di Dio può salvarci. In certi momenti la parola di Dio può sembrare un option. Ma l'incubo è appena iniziato. Uccide le sue vittime con l'impasto crudo della piadina! Un suspense movie intriso di personaggi inquietanti. Ezechiele 22esimo disse: un demone alato scenderà sulla terra e la piadina sarà la sua spada! Suspense, azione, effetti speciali, sequenze da brivido, grande ritmo ed azione frenetica. Saggio! Film coraggioso, originale, dove i colpi di scena si sprecano e la tensione cresce di minuto in minuto. Commissario, un'altra vittima! Hanno ucciso la nuora di Tugnas! Una caccia all'assassino attraverso la parapsicologia. Ora lo sento! Riesco a vedere tutta la sua ferocia! Una medium affascinante rimane l'ultima speranza. Lui è entrato dentro di me! Mi ha posseduta! Dio, un altro! Battuta dopo battuta, una sceneggiatura che esalta i personaggi. E così tu, giovanotto, suoni il clarinetto? E in quale orchestra? Nell'orchestra di Gino e Paracare di Romagna. Formazione di tutto rispetto. Conosco Alfio, il batterista. Andavamo a figa assieme. Un thriller mozzafiato che lascia spazio anche all'amore. Quella sera, al dancing, la cagnona, quando t'ho sentito suonare il clarinetto, mi sono detta, lui sarà mio. Grande tecnica visionaria, atmosfere da brivido, virtuosismi che si sprecano per un surrealismo agghiacciante. Un po' artisti, un po' attori, un po' registi, un po' scrittori, con questo videofilm gli amici del cinema sembrano lanciare una sfida parallela ai serial killer americani. Riusciranno in questa impresa? Lo saprete solo questa sera, al Cinema Odeon, ore 21:30, per un'anteprima mozzafiato. Con Omar Maroni, Ivan Farnetti, Igor Pizzigatti, per la regia di Gigio Lacchini e con la partecipazione straordinaria di Titti La Poiana nel ruolo di Mila Mister, la piadina assassina. L'incubo è appena iniziato. Io lo so perché fa così. Lui è emozionato, oggi è il suo giorno. Ma quale giorno? Lui fa così perché è disperato. Sì. Ma io lo conosco, tutte le volte che lui si scontra con qualcosa, finisce lì dentro, è matematico. Sì, già. Forse abbiamo sbagliato storie. Forse abbiamo sbagliato persone. Pronto? Signor Affoni? Sì, sono io, Pizzigatti. In questo momento mi trovo a Sulmona, nell'albergo del porto, sì. Non credo di riuscire a tornare entro il fine settimana. I suoi soldi, eh? Un attimo che c'è un panfilo che passa! Pronto? Pronto, cartellina, non la sento più, Affoni? Ma
Sul mondo non c'è il mare. Sì che non c'è, ma questo è un gioco di ruolo telefonico. Uno chiama, dice quello che non è, e l'altro deve capire dove stare in ghippo. Di che cosa stanno parlando? E che oramai sarebbe ora che venisse fuori questo qua. Cosa dici? Dove sei, regista dei miei coglioni? Sta zitto, è più chiuso nel gabinetto che non da udienza. La sala è piena, il pubblico è pronto, la gente ti aspetta, non hai niente da dire, eh? Senti un po', mister Cagarella, se entro 5 minuti non ti prepari, ti sbatto sul pacchetto col water sotto al culo, eh? Smettila di arrabbiarti, che poi impesta tutto il cinema. No, adesso spiegatemi perché questo qui non vuole più uscire. È emozionato. È emozionato, mica deve partorire un cristiano. Non è emozionato, vive un conflitto. La sera della proiezione del nostro film, questo qui vive un conflitto. Questo film non l'avrebbe mai voluto fare. E perché? Perché la Titti l'ha lasciato oggi pomeriggio. E allora? E allora se lui vede il film vede la Titti, se lui vede la Titti... caga. Esatto, e nel film siamo ne fanno pure l'amore. Brutti stronzoni che non siete altro. Ci siamo fatti un mazzo così e adesso dovremmo farcela tutti addosso per colpa di quella bombola. Non urlare. No, cosa credi che ci senta? Sempre questo, tu sei andato con sua sorella, che è una vera e propria cozza. Io? Con sua sorella? Sì, con la Carlona sei andato, lo sanno tutti. Come lo sanno tutti? Questo che gliel'hai scoperto o che gliel'hai detto tu, eh? Io non so niente di questa famiglia di molluschi. E poi la Titti non è brutta, è bella e affascinante. Io l'amavo e lei non mi ha voluto più. Gigio, sei il regista di questo film, esci da quel cesso di gabinetto, porca bastarda, dai! Cerca di prenderlo per il verso giusto. Me lo ricordo bene, sei stato tu a volere che facessi il regista questo. Ma facciamogli fare il regista, che c'ha la telecamera nuova, quella con gli obiettivi che si cambiano, eh? Sì, ma adesso non è il momento per queste cose. Cerca di consolarlo, cerca di essere un po' suo padre. Sì, lui di te ha fiducia. Mi pare... Esci, Gigio, dai, purino! Se la Titti non mi ama, io non esco più! Ma se la Titti non ti ama è perché non ti merita, eh? Non è vero, lei si è trovato un altro, lo so, lo sento. Noi non comunicavamo più, io mi parlavo e lei non mi ascoltava più. La comunicazione non è tutto in un rapporto di coppia, eh? Lo sai con chi ho avuto la più bella storia della mia vita? Eh? Con una russa! Parlavamo per ore e non capivamo un cazzo. E adesso cosa facciamo? Pronto? Sì, sono a Roma, sì, dentro un'osteria. Bella l'atmosfera, eh? Roma è sempre a Roma. E questo chi è? L'uomo virtuale? Boh, dice che è un gioco telefonico questo. Mi trovo vicino a Cinecittà, dovrei rimanere per un provino importante. Un film per la televisione, amiche mie alla stazione. Sa, se passo mi paga bene, così finalmente potremo metterci in pari. Certo. Arrivederci allora, presto. Titti, che cosa ci fa nel bagno dell'uomo? Stai giocando a Gigio? Ivan, prendilo per le gambe! Vieni fuori, dai! Bastardi, traditori, vigliacchi, infame! Devo ancora finire di pulirmi! Oh, cazzo! No, che si scappa! Adesso ti alzi e te ne vieni con noi! Bastardi, traditori, avete fatto illudere che ci fosse la Titti! Che due palle, cosa avrà mai avuto questa Titti? Cazzo, ragazzi, sta arrivando qualcuno! Invece il cibo, non si possono trovare al gabinetto! È vero, che figura di merda! Forza, ragazzi, tutti numeri, zitti mosca, eh! Fatto d'ora di merda qui a Bordel. Ehi, qui ci ha cagato proprio il bastimento. Ma che film è quello di stasera? Ah, è un giallo ambientato a Forlimpopoli. Un giallo ambientato a Forlimpopoli, fatto ci stede. Ma chi sono gli attori? Ma sono dei patacchi qui del posto. Ma? Omar Moroni era a scuola con me. Ah sì? Ma l'era mignorette. Lo sai chi c'è nel film di stasera? Chi? La Titti. La Titti? La Titti, la Tittona, la figlia del maresciallo. Dai. Dicono che c'è una scena che è tutta nuda. Ma oramai quella lì nuda l'hanno visto tutti.
Lo sai con chi va adesso? No, con chi? Con Maximilian. Chi? Casa dei Rossi? Sì, figlio del carrozziere. Dice che si la bomba 3-4 volte al giorno e non gli basta mai. Ma madonna, cos'era? In astinenza? No, praticamente sì. Il moroso che c'aveva prima era un patacca che non gli dava mai addosso. Uè! Che cosa c'è nel cellulare? Prendi quell'affare, porca puttana! Che vuoi rispondere alla chiamata importante? Non rispondere! Devo rispondere! Ma sì, c'è più di uno qui dentro. Boh, per me stanno facendo un'orgia. Ma i culattoni oggi sono proprio dappertutto. Ciao culattoni, sbrigatevi che il film sta per cominciare! E adesso che se ne sono andati, che ne dite di toglierci da questo letamaio? Sì, ma non riusciamo più a scastrarci. Ah, questa è la mia gamba. Guarda, Gio, ma questo è il mio braccio. Ragazzi, il film sta per cominciare. Attenti, c'è il mio telefonino. Ehi, gente. Sbrighiamoci, che il film sta per cominciare. Bravo, Gigio, arrivi sempre con il camion della ghiaia. Forza, ci siamo? Ok, ragazzi, tutti insieme, eh? Oh! Dunque, Ivan, piano d'azione. La Titti non è ancora arrivata. Ti piazzi vicino alla cassa, occhi aperti e ben distesi. Appena la Titti entra, la blocchi e gli dici: senti, ciccia, questa sera non è sera. La prendi per il coppetto, la sbatti fuori a calci in culo e poi gli spieghi il perché. Intanto io e Igor andiamo con Gigio al bar, facciamo bere una limonata calda. Tu stacchi il telefonino, lo prepari psicologicamente. Intanto io mi preoccupo dei preparativi, ok? Forza, ragazzi, sbrighiamoci, che tra 10 minuti dovrebbe esserci il sindaco sul palco per il discorso inaugurale. Mi sembra. Certo, ci aveva promesso che sarebbe venuto questa sera, no? Oddio, ma io non lo so se lo farei. Ragazzi, ragazzi, la vita è un po' come il campionato del pallone. Se vinci sei un fenomeno, se perdi sei una merda secca. Noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo vincere o vogliamo perdere? Bella, vogliamo vincere. E allora che cosa aspettiamo ad entrare in campo, porca bastarda? Dai, 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 dai! Forse se quando ero più giovane fossi andato a ballare sul cubo di una qualche discoteca, la mia vita sarebbe diversa. Su via, Gigi, che domande ti fai? In certi momenti la vita è fragile per tutti, no? Ma non parliamo di fragilità, che mi vengo a tornare al gabinetto. No, no, adesso ci prendiamo una bella limonata calda e stringiamo in una morsa tutti i nostri problemi, eh? Io non ce la faccio a presentare il film. Come non ce la fai a presentare il film? Hai tante cose da dire, eh? Che cos'è l'amore, Igor? Cos'è? Tu lo sai. Bella domanda. Un giorno azzurro come il cielo, poco dopo arriva la tempesta. Cazzo, Gigio, se sei più retorico del Natale. E in fondo, anche Bogart non era mica tanto più alto. Fumi? No, no. Igor, Igor, se la mia vita fosse un percorso ferroviario, in questo momento mi troverei in un binario morto. Una limonata calda, per favore.
cosa ha fatto sto ragazzo? Si è innamorato di una donna che non l'ha più voluto, adesso... Ma sei giovane, Purino, ce ne sono di donne nel mondo? Sì, ma lei era bella, lei era buona, lei era... Purino, i monumenti si fanno ai caduti, mica le donne. Sì, ma noi non ci capivamo più, noi non... Le donne non devono essere capite, le donne devono essere... Zing zing! Zing zing! Castigate! Se tu le donne cerchi di capirle, poi se le castigano gli altri. Ah, è vero. Però innamorarsi è sempre bello. Ecco, it. Ferneca più un cazzo. Salve, non ti ho mai visto da queste parti. Sono la figlia della cassiera che stasera non c'è. Ah, beh, parliamone. Senti, non romper mica tanti maroni. Dammi il tuo nome che poi ti faccio entrare. Ma quale nome? Io mi chiamo Farnetti. Ivan Farnetti. Sono responsabile del film. E allora? Cos'hai da rugare? Ti piace il cinema? Salut! Ti piace il cinema? Allora sei saso. E come ti chiami? Vanessa, Vanessa Ciuffolini. Sono la figlia della cassiera che stasera non c'è. Ti piace il cinema, Vanessa? Certo che mi piace. L'ho scritto io questo film. Mi hanno aiutato un pochino, però... Insomma... Aspetta che devo rispondere. Pronto? Sì? Sì, certo. Se trovo qualcuno a fumare, gli stacco la testa, sì. Sei ancora qui? È buona la cicca, eh? Per me te non sei normale. La sai una cosa, Igor? In amore la stagione dei perché non finisce mai. Cazzo, Gigio, sei più indietro del Commodore 64. Oh, ma leggi questo, ti ma prego. Ma che cos'è? È l'ultima poesia che la Tita ha scritto per ma me. Butta via questa roba che non ti fa bene, dai. Quando l'uomo soffre deve saper toccare il fondo. Ma quale fondo? Ma questo è stringersi le palle con lo schiaccianoci. Leggila, Omar, voglio sentire un tuo parere, ma dai. Ma quale parere, Gigio? Tra meno di 10 minuti devi essere sul palco a presentare il leggila, film. Leggila, Omar, poi farò un discorso per il film. Sicuro? Te lo prometto. Scusi Nino, tenga una limonata calda pronta per favore, eh? Se no andiamo qua. Quei bordel con tosta e limonata non è che stenzivo troppo qui dopo, eh? Nino, due cocktail. Due che? Due cocktail, due aperitivi americani come quelli di James Bond, eh? Un bicchiere largo con l'uvetta. Vanno bene questi? Sì, se non c'è nient'altro. Per quanto sono. Nino, mi fai mica un vodka martini shakerato, non mescolato? Senti, io ho questo spumantino ancora di Natale. Se ti va bene questo, bene, se no... No, 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 va bene, ecco. Pure uno spumantino. E un vetta, un candito, una ciliegina, no, eh. Toh, vedi? Un originale. A te piacciono le cassate alle americane? Questa è più una cassata. Ah. Vabbè, Nino, allora segna pure sul conto degli amici del cinema. Gli amici del cinema. Fracche, garelle, cocktail, o le piosciune con le cliente. Igor, intanto che io leggo questa boiata, vai a controllare che cosa sta facendo quel patacca di Ivan, eh? Che dopo facciamo un punto della situazione. Ivan è lì alla casa, vicino alla bigliettaia. Appunto, vallo a controllare, che quello lì quando vede certe bionde campagnole va subito in calore. Lo conosco io, eh. Bella micettina, questa poesia è dedicata a te, mio bel gattone che mi ubriachi il cuore. L'acqua serve per bere, il vino per ubriacare. Un mondo senza vino è secco e prosciugato, un cuore senza vino è sobrio e delicato. Come può prosciugarsi un mondo senza vino quando l'acqua bagna il mio mare? Senza di te io non posso stare. Ti piace? Che cosa?
La poesia l'ha scritta col cuore. Col cuore? Ma questa qui, vedi, tu non sei sensibile. Tu non sai capire il significato di questa poesia. Il senso della nostra storia. E se questa sera viene... Togliti quello scorfano dalla testa e cerca di rientrare in carreggiata, perché questa sera non arriverà proprio nessuno. E così tu scrivi anche storie d'amore? Le scrivo e le pratico. E qual è la più bella storia d'amore che hai scritto? La storia di un agente segreto che si innamora della cassiera di un cinema. Ma che storia stronza! Beh, infatti questa è la migliore, partendo dal basso. E adesso prepariamoci per il discorso, perché oramai è giunta l'ora, Gigio? E la Titti ci sarà? La Titti non ci sarà, la Titti non c'è più, dimenticala, capitolo chiuso, è andata, è morta! La Titti non c'è più, dimenticala, capitolo chiuso, è andata, è morta! Omar! Beh... Ci credi ai fantasmi? No. E allora se la Titti è morta, chi è quella lì? Ma soprattutto, chi è quello che se la sta palpando tutta? Titti! Ciao ragazzi! Altro che limonata, qui ci vuole il dottor Gilder! Scusami piccola, una chiamata importante o una missione impossibile? Pronto? Sì, sono alla festa della birra, Monaco! Sa, c'è una gran confusione, non la sento bene! Sì, sì, sto vendendo polli fritti allo spiedo! Certo, guadagno bene, così al mio ritorno potremo pareggiare il debito! Ma saluto, dottore! Mio cugino Franz mi sta chiamando! Ci sentiamo, Fiders! Riunione straordinaria degli amici del cinema, punto numero uno. Chi ha fatto entrare la Titti? Io non l'ho vista. Eppure non è invisibile, c'ha pure la parabolica sulla testa! Ridi, ridi, guarda come si è ridotto questo divoratore di limonate calde. Uffa! Punto numero due, chi doveva controllare che Ivan facesse il suo dovere? Io? Ma mi hanno telefonato, il mio top ballerino ha smesso di agitarsi. La sapete una cosa? Gli amici del cinema fanno proprio... Amici del cinema? Finalmente vi ho scovato. Ho dei ombrellatori. Il Martin Scorsese dei lavavetri. Credavate di sfuggirmi e invece vi ho beccato. Senti, Odio, non potevi trovare un orario migliore per rompere le palle? Dal mio personalissimo inventario di attrezzature tecniche che vi ho prestato per realizzare il vostro film, risulta che mi mancano ancora in ordine d'importanza due microfoni a canna di fucile marca Sennheiser, tre obiettivi luminottici a variazione termica, quattro faretti fosforo focali a luminanza alternata. Senti, Audion, risparmiaci le tue tecno-puttanate e veniamo al dunque. Ti sembra questo il momento di venire a cercare la tua roba? Ho assoldato un'intera squadra di numero 12 elicotteri per girare la scena del mio ultimo grandioso film. E le mie attrezzature mi servono entro domani. Ma che scena devi girare con 12 elicotteri? La scena di un bambino che si sveglia la mattina. Con 12 elicotteri. Io non sono un puzzolente come voi che gira tutto con una telecamera da 20.000 lire. Senti, Odo, non sminuire la mia telecamera, hai capito? Il risveglio dello zombie. Domani mattina, ore 5.00, devo montare le mie attrezzature sugli appositi elicotteri. Se non ho le mie attrezzature, che me ne faccio di numero 12 elicotteri a disposizione? Perché non ne prendi uno e provi a schiantarti su una montagna? Amici del cinema, voi mi piacete poco poco. Avete montato il vostro mediocre film sfruttando le mie eccellenti tecno-apparecchiature, avete abusato del mio materiale audio e avete sfruttato il mio materiale video. Tutto questo senza versare una lira. E questa è la vostra riconoscenza? Senti, Orion, a nome degli amici del cinema ti ringrazio immensamente, ma capisci che questo non è il momento giusto per riavere le tue tecno-cagate. Oltretutto non mi ricordo neppure dove le abbiamo messe. Amici del cinema, se questa è l'unica cosa che riuscite a dirmi, spero che vi venga una bella pellagra! Amici del cinema, non crediate che sia finita qui, perché io, Odeon Brigliatori, com'è vero che i film che faccio sono bellissimi, continuerò a perseguitarvi per tutta la serata.
No, chiamiamo Odeon Brigliadori, chiamiamo Odeon Brigliadori, che lui ha tutte le attrezzature che ci servono. No, mi sembrava che lo dicesse qualcuno di voi. No, chiamiamo Odeon Brigliadori. Senti un po', sto specie di Gargamella, eh? Tu mi stai sui coglioni. Butti il sasso, nascondi la mano, ti incazzi con tutti, la colpa degli altri. E tu non ti sbagli mai. Senti, Ciccio, adesso non è tempo di analisi di gruppo, eh? Adesso vado di N4 a quella fettecchiola della Titti e dopo mi raggiungi, che rimane poco tempo. Ecco, sempre così, lui fa, lui sbriga, lui comanda, lui ordina, e quando è il momento di parlare prende su e scappa via. Sì. A te non te ne frega proprio niente, razza di Ergebel. Che cos'è un Ergebel? È una storia lunga. Senti un po', bel pezzo d'uomo, ti dispiace se parlo un attimo con questo bel fichino pacciarotto? Sì, però calma, che questa è la mia morosa. La posso toccare solo io. Oh, Maximilian! Non ti preoccupare, lo sai che io amo solo te. Che brividi! È brava la Titti, è brava la Titti. Certo che ci vuole un bel coraggio a venire qua in queste condizioni, eh? Sono la protagonista principale del film, non vedo perché dovrei rimanermene a casa. Ma per Gigio, porca bastarda, per Gigio! L'hai mollato oggi pomeriggio e te ne vieni conciata così con quel marone ambulante che ti pastrugni in continuazione. Senti carino, io sono una ragazza romantica, sensibile, scrivo poesie, vado anche all'università, riesco a commuovermi davanti a un film e rido ancora con sale e olio. E più mi piace fare l'amore, non vedo cosa c'è di male. Sì, però con Gigio potevi essere un po' più coerente, no? Io sono una persona libera, amo l'amore libero, leggo fumetti, mi piace nuotare, andare in bicicletta e non vedo cosa c'è di male. Sì, ma Gigio si sta cagando l'anima per te. Io sono fatta così, se mi ami mi segui, se mi segui mi ami, e se non mi sai seguire allora non mi potrai mai amare. Adesso capisco perché Gigio va al gabinetto quando ti pensa. Uè, calma bimbo, eh? Non offenderai mica la mia amorosa. Senti un po', Casanova della Cagnona, sì, del caso che la tua amorosa fino ad oggi pomeriggio fosse fidanzata con un altro. Oh, dov'è che gli spacco la faccia? No, lascia perdere, lo sai che io amo solo te. Hai visto? Tusa, tusa dalle palle. Ti tira il culo te che non ce l'hai l'amorosa così. Li vedrei bene nel loro prossimo film. Alien incontra la cosa. Ma inciampa in un gremlin. Non hai niente da dire, Titti? Il mio corpo è un tamburo che suona un ritmo caldo e passionale. Se lo sai suonare, batti, ma altrimenti non sarai mai parte della mia vita. L'unica cosa che vorrei battere in questo momento sono due chiavi del 35 nella sua testa. Ivan! Salve, è bello rincontrarsi. Mi stavo proprio chiedendo dove era andato a finire quel rompipalle di prima. Eccomi qua, come prima, più di prima che mai. Buonasera. Salve. Questa è la mia mamma, è passata a farmi un saluto. Ah, lei è la famosa cassiera che questa sera non c'era. Artemisia Maghetti, in ciuffolini. Incantato. No, pure. Un amico bisogna anche tal dega, se tu svezzi, eh? Magari ci rivediamo più tardi, eh? Adesso te ne vieni con me. Indiana Jones è stato catturato dai nazisti cattivi, ma tornerà presto a liberarti, piccola. Ciao, piccola. Ma chi è che tu che l'è? Brutto stronzo che non sei altro, mi arruina tutta la sorpresa. Indiana Jones lo devo fare più tardi. Senti, Indiana Jones dei ricchi e poveri, non vedi che stava arrivando il sindaco? Allora, il sindaco. Dai nostri programmi il sindaco apre la serata. Questo significa che tra 0,2 secondi dobbiamo essere sul palco. Dove sono i due cialtroni? Pronto? Dottor Sbaraglia. Salve, sono Pizzigatti. In questo momento mi trovo alle grotte di Frassassi. Certo, tra un molto sarò su, così finalmente potremo saldare le scadenze. Certo, arrivederci, presto.
Igor Pizzigatti, in questo momento ti trovi nel cesso pubblico del cinema Odeon e tra un po' stanno per proiettare la piadina assassina, ne sai qualcosa tu? Certo Omar, eccomi qua, Igor Pizzigatti nella parte di Shock Raspadore, serial killer di Lugo. E lei, giovane regista emergente, se la sente di parlare del suo film o vuole continuare a cagare per il resto della sua vita? Eh? Omar, da questo momento mi sento un uomo nuovo. E quanto è vero che il nostro è un grande film, io non soffrirò mai più per una donna. Allora ragazzi, il sindaco dovrebbe già essere arrivato. Tu, Igor, vai ad avvertirlo. Tu vieni con me a presentarlo sul palco. Intanto tu, Gigio, vai al bar, ti prendi una bella bevanda calda e ripassi il discorso, ok? E poi dopo al sindaco, ecco qua, un tocco di classe per la nostra associazione. La portavoce ufficiale degli amici del cinema, Chiara Perlini. La conoscevi? No. Piacere, Ivan Farnetti. Salve, Chiara Perlini. Ti sei preparata il discorso che ti ho dato, Chiara? Sì. Ecco qua. Gli amici del cinema tra sogni e realtà, tra mondo rurale ed iperreale. Scusa, fa sentire un attimo. Allora, 1, 2, 3. L'associazione Amici del Cinema nasce dal fortunato incontro di un gruppo di persone che decidono di realizzare i propri sogni attraverso il meraviglioso ed infinito mondo chiamato cinema. Ok, va bene, basta. Questi giovani poeti dall'occhio così sensibile e velato, da commossa e sincera abnegazione, ostinati... Chiara, basta! Oddio, ho sbagliato qualcosa! No, no, non hai sbagliato niente, devi solo fermarti. Ah, ecco, allora mi devo fermare qui. Sì, adesso, non dopo, eh? Oddio, dopo quando? Un attimo che non mi ritrovo più. Lascia perdere, in quel punto te vai avanti comunque, eh? Gli amici del cinema impostano il loro processo creativo attraverso l'analisi delle situazioni. Ferma! Va bene. Benissimo. Ma dove le vai a trovare? Taci. Allora, sindaco, saluto di presentazione. Chiara Perlini, discorso introduttivo. Gigio Lacchini, le note del regista e poi via. La piadina assassina. Forza, dai, che è tardi, dai, tutto a posto. Dai, amici del cinema? Credevate di avermi liquidato, e invece io voglio le mie attrezzature. Le tue attrezzature? Io esigo le mie attrezzature. Certo, le tue attrezzature. Chiara, vai a prepararti, Grazie. Quando io voglio una cosa, sono più implacabile dello squalo 3, sono più testardo dell'orca assassina. Sei più simpatico di un gatto attaccato ai maroni. Se non mi ridate le mie attrezzature, vi perseguiterò come Freddy Krueger in uno dei suoi film. Senti, Odeon, puoi lasciarci respirare un attimo, Ultimatum concesso, ragazzi, ma prima guarderò la vostra boiata di film e poi riavrò le mie attrezzature. Certo, caro, dopo riavrai le tue attrezzature. Certo, non ti preoccupare. Senta, Zileri, vogliamo attaccare qui da qualche parte il manifesto del mio prossimo film? Va bene, va bene. Lei verrà a vedere il mio prossimo film, vero? Che film è? Si intitola Pene d'amore. Beh, share un film per noi. Buonasera, signori, buonasera. Gli amici del cinema vi salutano e vi auguro una buona serata. Prima di cominciare la visione del film La piadina assassina, una serie di interventi allieteranno l'attesa. Infatti, signore e signori, gentilmente invitato dalla vostra associazione come testimone speciale di questa serata, abbiamo il grande piacere e l'onore di introdurre il sindaco della nostra città, il commendatore Barone Ruboli! Amici di questa bella città, è il vostro sindaco che vi saluta. La piazza è in festa e la festa è in piazza. Sono le 13, buttiamo giù la pasta. Perché rido? Ha detto una stronzata pazzesca. Vabbè, si vede che lui ci è abituato. Cari concittadini, le inaugurazioni fanno sempre male al cuore. Il cuore batte sempre per un mondo d'amore. Sì, vabbè, ma chi gli scrive i testi, Mogol? Le disgrazie sono infinite. Un monumento a chi non c'è più fa sempre pensare. Cazzo, ma ha sbagliato discorso. Il dolore infinito di chi ci ha lasciato non può certo riempire il vuoto incolmabile di chi è rimasto. Ma questa è l'inaugurazione che ha fatto oggi pomeriggio il monumento dei caduti. Puttana, però sul foglio sbagliato. È difficile trovare parole in momenti come questi.
solo una frase vorrei lasciare scolpita qui, nella memoria di ognuno di voi. Il futuro è domani. Oggi è il presente e ieri è il passato. Ma come applaudono? Perché sono impazziti. Cioè, applaudono come se niente fosse. Senti, se si sono bevuti una bufala del genere, noi possiamo proiettare via col vento e dire che io ero Red Butler e tu, Rossello, a... Da parte della sfigato sempre io, eh? Vai a chiamare Gigio, dai, che ormai sono loro. Siamo gli agenti della stazione centrale, eh? Buonasera. Siamo gli agenti della stazione centrale, eh? Buonasera. Forse non ci siamo capiti, signorina. Siamo gli agenti della stazione centrale, ah! Volete dire che siete gli agenti della stazione centrale, ah? Vedo che cominciamo ad intenderci. Chi ha organizzato questa serata spericolata, ah? Gli amici del cinema. Gli amici del cinema? E chi sono? Gary Cooper, John Travolta? No, sono dei ragazzi che hanno fatto un film e... Avrei urgentemente bisogno di parlare con uno di loro. Adesso sono molto occupati, è proprio necessario. È proprio necessario. Signorina, se non volete che gli amici del cinema diventino gli amici della galera, direi proprio di sì. Minchia, una metafora così non mi veniva da quando facevo il corso da sottufficiale. Signori e signori, nuovamente buonasera. Prima di accogliere il nostro giovane regista Gigio Lacchini per introdurre il nostro film, abbiamo con noi un'amica del cinema. Sì, signori. Ascolta, ci sono due in divisa alla cassa che cercano uno di voi. Vieni te, va là. Due in divisa alla cassa? La fasciante speaker, nonché conturbante portavoce della nostra associazione, la signorina Chiara Perlini. Oh, yeah. Siamo le agenti della stazione centrale, eh? Buonasera, io Farnetti. Signor Farnetti, posso ritenerla momentaneo responsabile nonché portavoce dell'Associazione Amici del Cinema? Sì, certo. Signor Farnetti Ivan, quale momentaneo responsabile ufficiale e portavoce dell'Associazione del Cinema è consapevole di aver infranto l'articolo 143 bis barra 1, articolo 184 tris barra 5, l'articolo 00 barra x del codice penale riguardando l'abuso indiscriminato dell'arte spettacolo a favore della promozione illegale di prodotti video per la distribuzione illecita di materiale amatoriale attinente immagine, fotografia non riguardante situazioni propriamente denunciate e definite? Boh, sì. Bene, la dichiara in arresto. Ma come? Salvatore, mettimi le manette. Ma come? Ma guardi che deve esserci un equivoco. Noi abbiamo fatto un film tra amici e... Lei ha diritto di non parlare se non ha voglia di parlare. Di non rispondere se non ha voglia di rispondere. E di non rompere le palle sino all'arrivo del suo avvocato. Dove si è cacciato io? Boh, non lo so, l'ho venuta a chiamare la cassiera. Caputta. Cosa ci hai messo a fare, David Copperfield, quel cretino? Bravo, fai giochi ti scemi di Tony Binarelli per ritortarti la cassiera, che poi rimani incastrato sul serio, ma guarda Tony Binarelli, queste sono manette vere, eh? Qua ci arrestano tutti. Siamo gli agenti della stazione centrale, ah! Lei conosce questa persona? Beh, di vista. Cioè, siamo soci di questa serata. Un amico del cinema anche lei, quindi? Sì. Bene, bene, bene. In qualità di agente della stazione centrale abbiamo ritenuto opportuno arrestare qui sottoscritto Ivan Farnetti l'accusa di responsabile ufficiale di questa serata di varietà ritenuta da noi agenti ACE e comandatori illecito, illegale, senza preavviso, permesso, esposto entro 10 giorni dalla data in corso. E allora? Minchia, che parli in arabo? Dai controlli effettuati in centrale risulta che non avete pagato i 3 bollettini che possono legittimare questa serata di varietà. Ma come? Gigio, li abbiamo fatti i 3 bollettini la scorsa settimana? Qualcuno ci è andato, no? Ti ricordi?
Io no, lui neanche. Qualcuno di noi aveva preso sui soldi dell'associazione per pagare Igor. Pronto? Sì, mi trovo sul traforo del Monte Bianco. Sto attraversando il confine. Vado a prendere i suoi soldi. In Francia, mio nonno mi apre un libretto quando sono nato alla casa dei risparmi di Don Perignon. Così vado a liquidarlo e le porto i suoi soldi. Igor! Cosa c'è, Omar? Sei andato a pagare i 3 bollettini alla posta la scorsa settimana? Quali? La tassa per il permesso di proiezione del nostro film. Ah, i bollettini? Io ci sono andato, ma quel giorno ero sciopero alle poste, così... Perché non ce l'hai detto, eh? Pensavo non fosse necessario. E dove hai messo i soldi? Sono investiti in azione lunga scadenza! Ecco, lui doveva pagare i bollettini, ma non ce l'ha fatta. Perché non ce l'hai fatta? Spiegaglielo. Era sciopero generale. Era sciopero generale quel giorno. E poi quel giorno aveva ricoverato mio cugino all'ospedale. Avevano ricoverato suo cugino all'ospedale. E la mia cagna aveva partorito col taglio cesareo. Terribile. Oh, e perché ci avete preso per dei carabinieri? Quello che è stato è stato. Ma noi possiamo pagare adesso. Silenzio! Lei può parlare, sono in presenza del suo avvocato. È vero, possiamo pagare anche adesso, no? Non sono ammesse né revoche né posticipi. Vabbè, ma ci sarà pure una soluzione, scusi. Beh, ora che mi ci fate pensare, forse c'è una via d'uscita. Sentite un po', secondo la direttiva 4/5 del 12.469 è possibile patteggiare lo scambio fisico del materiale con lo scambio fisico della persona in qualità di scambio unico alternato definito a termine. E quindi? In definitiva potete patteggiare per la scarcerazione immediata del vostro amico in cambio del materiale di proiezione. E allora? Se volete il vostro amico, dovete darci il vostro film. Ma questo è un ricatto, scusi. Un ricatto? Ho vinto decorosamente il corso di sottufficiale numero 256/X. Ho 4 medaglie, 2 promozioni e lei mi dà del criminale. Ma io vi sbatto dentro, tutte e 4. No, no, guardi, mi scusi, mio amico si è sbagliato. Sì, volevo dire un'altra cosa. Ricatto, no, guardi. Noi rappresentiamo la legge. E non ricattiamo nessuno. O ci date il vostro film, o ci teniamo il vostro amico. Che cosa decidete? Parete, no? Dai, Omar, diglielo. Ci teniamo il film. Come? Ci teniamo una cassetta. Minchia, che palle in giapponese stretto? Non si capisce niente. Può concederci 5 minuti di tempo per discutere il problema? Sì, ma sbrigatevi però! E così gli amici del cinema, liberi e sudranti che mai, sanno affrontare il loro ruolo, senza lodi e senza tavoli di coscienza. Riunione straordinaria degli amici del cinema, punto unico numero uno. O mandiamo dentro Ivan o ci teniamo la cassetta. Vabbè, non mi sembra neanche che ci sia bisogno di parlarne. Ci teniamo Ivan e gli lasciamo la cassetta, dai. E questa sera che cosa proiettiamo? Moana e i suoi pitoni. Ma non possiamo sbattere Ivan in prigione. Ma cosa vuoi? Ci starà una notte in prigione, poi lo mollano subito, no? Fanno così oggi. Dici? Ma dai, che cosa vuoi che sia una notte in prigione? Oscar Wilde faceva lo scrittore come lui, c'è stato 2 anni. Ma sì, ma noi siamo gli amici del cinema. Appunto, mandiamo avanti il cinema per sacrificare gli individui, no? Chiaro? Ma Ivan è nostro amico, non possiamo, abbiamo fatto il film insieme. Senti, questa è l'unica copia che ci rimane, questa è l'ultima serata buona, è l'ultima occasione valida che abbiamo per proiettare il nostro film. Se su quello schermo non viene proiettato nulla, addio credibilità, addio reputazione, addio amici del cinema. Beh, allora facciamo uno scambio degli ostaggi. Io scegliamo Igor che si è tenuto i soldi dei versamenti, ci teniamo Ivan e proiettiamo il film. Io? Che cosa c'entro, scusa? Quel giorno era sciopero, poi erano venuti i miei parenti, e il mio cane aveva le emorroidi. Ma basta con le stronzate! Sentite, mancano pochi minuti alla proiezione del nostro film. Regoliamo le coscienze e votiamo per alzata di mano. Siamo in 3, ok? Vinca la maggioranza. O il nostro film o il nostro amico. Dateci il nostro socio.
Bene, bene, vedo che ha trionfato l'amicizia e il buon senso. A noi la cassetta, a voi il vostro socio. E la prossima volta ricordatevi di pagare le scadenze in tempo. Nessuno potrà sottrarci il nostro prodotto, dice il responsabile dell'associazione. Nessuno potrà toglierci le nostre idee, perché sono il frutto dell'amore e della passione verso il cinema, un fantastico mondo nel quale vogliamo entrare per affermare il nostro ruolo. Abbiamo fatto un'entrata nel mondo del cinema che sembrava un'uscita. Doveva essere la nostra grande serata, invece eccoci qua, senza spada in mano e col batacchio in... Beh, aspetta un attimo, magari potremmo fare un altro versamento dal master originale. Solo che ci vorrebbero almeno 3 ore, è tutta l'attrezzatura. Che regista sei? Ci vogliono sempre 2 copie pronte. Vabbè, ma dai, sono le 9.35, non so se iniziamo adesso. Perché non spostiamo per un'altra sera? Bella idea del Kaiser, no, no, e credi che tornerà qualcuno? No, no, qua si perde la faccia, porca maiala. Ma sono tutti i nostri amici, cercheranno di capire. No, 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 meglio sbattergli in faccia la verità e fare la figura di merda subito. Dici? Certo, è la strada più giusta, per cui uno di voi prende e va a raccontarlo al pubblico. Dai. Uno di noi? Perché non ci vai tu? Sei il presidente. Io il presidente? Sì. No, 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 ci va il regista. No, no, io non ci vado. È lui l'artefice tecnico di questo capolavoro. Ma no, porca puttana, mi viene da dare il gabinetto. Cazzo, ma che infanzia ha avuto da bambino questo qui? Igor! Io? No, io non ci vado ad annunciarlo al pubblico, soffro di crisi schizofrenica da grande massa. Quando vedo tanta gente mi metto a urlare, svengo, mi riprendo, cambio personalità, divento un cane, un gatto, un topo, uno scimpanzé, un'anaconda. La sapete una cosa? Gli amici del cinema fanno pro... Amici del cinema? Odio umbrigliatori. Amici del cinema, ho qui qualcosa che potrebbe farvi tornare a sorridere. Cos'è, tu mandato d'arresto? No. Sì, nel caso, cari amici del cinema, che il vostro mediocre film l'abbiate montato a casa mia. Come sapete, io tengo sempre una copia di tutto quello che produco. Ecco qua, amici del cinema, il director scatto originale della Piadina Assassina, il film che va in proiezione questa sera. Odio Umbrigliatori, virtuosa regista di tutti i tempi. Ti sei ricordato di noi, cacchio. La Piadina Assassina, il director scatto originale. Vai, Odio. Amici del cinema, Odeon Brigliadori non dà niente per niente. Il director scatto originale è pronto per essere proiettato in cambio delle mie apparecchiature pronte per essere montate sugli elicotteri. Le tue apparecchiature, gli elicotteri. Senti, Odeon, puoi concederci 30 secondi di tempo per discutere il problema? Certo, amici del cinema, ma sbrigatevi, perché la gente fra poco comincerà a chiedersi cosa sta succedendo. Non vorrete mica trasformare questa serata nel vostro canto del cigno? Ultimatum concesso! Ma chi sono gli amici del cinema? Passami carellati i loro nomi, i loro ruoli, le loro funzioni. Omar Maroni, il presidente, il responsabile, l'organizzatore, il moderato, il vero gentleman del gruppo. Porca bastarda, dove cazzo sono finite le attrezzature? Io non lo so, le abbiamo usate un po' fa, io... Tu Gigio lo sai? Io non ce le ho, però mi ricordo che le aveva tenute qualcuno di noi, non lo so. Io non ce le ho, tu non ce le hai, Ivan non ce le ha. Chi mai avrà tenuto le attrezzature di Odeon? Igor! Salve ragazzi, che bello vedervi. Ma quale asta di beneficenza hai venduto le attrezzature? Le attrezzature? Quelle attrezzature? Quelle di Odeon. Odeon? Odeon dove fanno vedere i film? Parla, porca puttana, parla! La nostra serata sta andando a pezzi! Posso dirvi solo la verità, ogni tanto che la verità... Solo la verità, però lasciatemi respirare. Ragazzi, ho una notizia bella e una brutta. Che amore. La bella è che ho dato l'attrezzatura in pegno a un mio amico. E la brutta che cos'è? Che dobbiamo morire entro mezz'ora? Più o meno. Ma che cosa stai dicendo? Vedete, qualche minuto fa mi si è sbobinata la cassetta e sto aspettando la telefonata di una persona molto importante. E se mi aiuterete a fare lo sfondo che mi serve, entro 10 minuti andiamo a prelevare le attrezzature e cominciamo a proiettare il film. Chi ha fatto entrare questo alieno nella nostra associazione?
Vedete, mi deve telefonare una persona molto pericolosa, molto importante. E gli devo dire che sono bloccato in un gorgo autostradale e che mi devono ricoverare perché ho sbattuto con l'auto. E allora? E allora, mentre io risponderò al tipo, voi dovreste farmi un gorgo stradale. Cazzo, ma questo si è venduto il cervello al mercatino di gambettola. Ragazzi, se mi fate questo favore, poi, lo giuro, parola di Igor Pizzigati, andiamo a prelevare le attrezzature di Odeon e cominciamo a proiettare il film. Tira subito fuori la tessera degli amici del cinema. No, ma... Io questo qui lo disereto, fuori la tessera! Igor Pizzigatti, come presidente dell'associazione Amici del Cinema, io ti radio ufficialmente dall'albo... Porca bastarda, chi è che l'ha plastificata? Sei stato tu. Lei è diseredato, deferito, fuori da questo gabinetto! No, ma non è il momento questo, dai! Hai sentito? Se facciamo l'ingorgo autostradale, poi possiamo avere il nostro materiale, dai. Oddio, sono loro. Vi prego, ragazzi, ascoltatemi. Soffro di una strana forma di sordità temporanea. Sono nelle vostre mani. Ascoltatemi, vi supplico. Dai, Omar, siamo o non siamo amici del cinema? Senti, io non farò mai l'incontro stradale, capito? Fatti finta che le attrezzature siano già qui. Io non le vedo. Dai, Omar, dopo ce le porti le attrezzature. Sì, la titti è ancora vergine. Sentite, ragazzi, non ci rimane alternativa, eh? Tu apri con la comunicazione e partiamo con l'ingorgo, dai. Pronto? Dottor Corleone? Sì, stavo proprio arrivando da lei, ma c'è stato un grosso incidente sull'autostrada. Come? Non ci crede? Sente qualche rumore? Lo sa che io non dico sciocchezze, sono un uomo d'onore. Dottor Corleone? Finita. Ci hanno beccato. Hanno rintracciato la telefonata. Arriveranno qui subito. È finita, tra mezz'ora saremo tutti morti. Cucù, amici del cinema? Avete risolto i vostri problemi? No. I'm very very sorry. Niente attrezzature, niente cassetta. E così tutti insieme, alla ricerca di quel magico accordo, gli amici del cinema affrontano i problemi con calma, con maturità e con amore verso il prossimo. Ehi ragazzi, siete impazziti, cosa ci fate ancora qui? Dobbiamo andarcene, qua ci fanno tutti in fretta. Non è giusto ostinarsi per ottenere le cose, dice Gamparnetti. Noi seguiamo un percorso naturale. Le cose si devono ottenere senza tanti accanimenti. Ecco la cassetta, porca bastarda. Vai, finalmente nostra. Forza ragazzi, sta a noi stavolta. 10 secondi. Voglio accendermi una paglia. Vuoi venire a vedere il nostro film? Ti aspettiamo, Brian De Palma della Panighina. Amici del cinema, voi non siete più i miei amici. Tutto a posto, ragazzi. Entrata trionfale. Suo cugino.
Ragazzi, penso di avere una notizia bella e una notizia brutta. La notizia bella è che mi sento ancora vivo. La notizia brutta... Ma non scherzare, poi per cosa? Ci ha rovinato tutto quel disgraziato! Pronto? Sì, sono in ospedale, mi hanno ricoverato d'urgenza. Mi hanno dato 3 giorni di vita. I suoi soldi. Sa cosa vuole? Io avevo proposto di vendere i miei organi al mercato nero, ma mi hanno detto che non c'era più niente di buono. E lasciatemi sfracellare contro di lui. Igor, vattene da lì! Oh, salve ragazzi, cosa ci fate lassù? Non è ancora cominciato il film. Lo voglio piantare come una patata, quel maledetto. Stai attento, Omar, che se poi ti fai avanti cadi giù, eh. Igor, spostati, Omar, ti vuole ammazzare. Cosa? Aspetta un attimo che vengo su, aspetta. No! Adesso ti soffocherò con la stessa arma con cui tu hai soffocato i nostri sogni. Basta! Smettila di fare l'imbecille! E lascialo stare, pensiamo noi piuttosto, abbiamo lasciato Chiara solo sul palco. Chissà cosa starà succedendo. Il film che vedrete stasera è il frutto di tanto entusiasmo e di tanta passione. È la celebrazione di tanta pazienza e di tanto sacrificio. Non l'avete ancora capito? La serata oramai è andata a baldracche. Lasciate almeno che si compia vendetta. Ma quale vendetta? Noi siamo gli amici del cinema. E allora? Gli amici del cinema non si ammazzano tra loro. Ah, sì, eh? Ecco la tessera. Da questo preciso istante mi escludo da questa associazione e mi iscrivo a quella dei killer per caso. Fermati, Omar! Non puoi ucciderlo! Preparati, Igor. Questa volta non ci saranno né gatti con le emorroidi né cugini con le ragadi che potranno salvarti. Amici di cinema. Voi siete amici di cinema? Certo, noi siamo gli amici del cinema. E lei chi è? Io sono uno che tanto ama cinema, perché cinema fa parte di mia vita. Io proiettare film in questa sala da epoca oramai dimenticata. Ah, lei è il professionista del cinema Odeon. A dire il vero, non l'avevo mai vista. Oramai mia vita è relegata quassù. In questa torre abbandonata di sogni fasulli. Questo essere cinema, ma questa essere anche vita oramai. Persone ingannevoli che proiettano sogni malati e viscidi pensieri sul grande schermo bianco di vita, distruggendo e sporcando la sua virginale purezza. Tu hai capito tutto, eh? Non esce mai di qua. Io abitare qui perché stanco di vita ingannevole. Unici amici essere rimasti attori che recitano sul grande schermo. Ci scusi, noi non volevamo disturbarla. Purtroppo ci siamo trovati quassù perché... Non preoccupa. Se vuoi essere amici di cinema, essere anche amici miei, potere fare qualcosa per voi? Ma penso proprio di no, sa, noi questa sera dovevamo proiettare in questa sala un nostro videofilm e... Tutte le copie sono andate perse, sequestrate, distrutte. Ma voi essere amici di cinema, no? Sì. E allora quale il problema? Il vostro film essere già iniziato. Impossibile. E come si intitola? Piadina assassina. Se voi non credere... Prego, seguire me in mia stanza proiezione. Ragazzi,
Io di questo albanese non mi fido mica tanto, eh. Ascoltate, arrivati a questo punto cosa abbiamo da perdere, scusa? E se poi dietro l'angolo ci dà una botta in testa e ci rompe il portafoglio, eh? Ma che vuoi fare? Ci vuole di fatto, vuole buttare nel vuoto. Non credi che l'avrei fatto? Cazzone. Ecco, signori, benvenuti nel mio laboratorio. Eccola qua, grande macchina ispiratrice di veri falsi sogni. Eccola qui, stupida macchina mangia cassette che sta proiettando il vostro film. La pellicola costa. Beh, il futuro è digitale. Guardare il vostro film in grande sala. Guardare il vostro ragazzi, cosa ci facciamo qui? Siamo passati dall'altra parte. Ci mancava questa stronzata per finire in bellezza. Ma dove è finito il tipo che ci ha mandato qui prima? Buono quello. Ma bisognerà cercarlo. Scusi, signore? Signor... Profugo. Profugo? Non ci può far tornare dalla sua parte e spiegare che la piadina assassina non ci sarà? E gli amici del cinema si scioglieranno per diventare gli amici della piadina col prosciutto? E che insomma noi avremo piacere che... signore? Signore? Ragazzi, qua non risponde nessuno. Sembra un film dell'orrore. Oddio, i mostri assassini ci vengono a prendere! Benvenuti in mia casa. Il profugo. L'ho chiamato ed è arrivato. Voi avete trapassato dimensioni attraverso luci dei vostri pensieri. Sì, ma dov'è che ci troviamo? Tutte storie, mondi e personaggi inventati per fare sognare il grande pubblico. Una volta usati rimangono qua, intrappolati dentro immaginario mondo di immagini in movimento. Ma neanche un fumetto manga per bambini cerebrolesi è così stupido. Ora seguire strada e trovare il vostro destino. Qui essere porta d'accesso. Io avrei fatto voi grande regalo. Scusi però... Ma non c'è più! Cacchio, è sparito! Vai! Ragazzi, ma questa è la mappa del cinema, guardate qua! Ci sono indicati di generi spazi per ogni settore. Guardate, B6, musical americano anni 40. A5, neorealismo italiano. Guarda Omar, è più bello del rischio a tutto. C7, noir francese. D4, espressionismo tedesco. Vai, andiamo qui, F1, azione avventura americana anni 80. No, lascia stare, magari ci incontriamo Chuck Norris, non è proprio il caso. Guardate qui. C3, horror inglese anni 60. No, Frank, se ce l'abbiamo già. Guardate qui, gangster movie americano anni 40. Allora? Qui si fa le sparatorie. No, ma non mi sembra proprio il caso, di quelle ne abbiamo già viste abbastanza. Ecco. Questo è il nostro posto, D6, porno americano anni 70. Il solito porco. Sentite ragazzi, facciamo un itinerario democratico, eh? Una visita nel mondo di Marilyn, due chiacchiere con l'abominevole dottor Phipps, un viaggio nei mondi interstellari di qualche saga spaziale del cazzo, e dulcis in fundo, gran finale con pornaccio californiano anni 70, eh? Ok, io ci sto. Allora si va? Per me si può andare, dai. Ecco. Questo dovrebbe essere un punto... Sì, però ragazzi, il nostro film, la piadina assassina, la serata di presentazione, la gente che ci aspetta, e perché dovremmo finire così? Ma forse il destino di ognuno di noi è perdersi in un suo mondo immaginario. Complimenti Gigio, bella cagata. E forse questo è il mondo immaginario nel quale abbiamo sempre desiderato perderci. Segui a ruota Igor Pistigatti. Io non sono convinto. Ci sono delle persone che aspettano il nostro film e... Ragazzi, sbrigatevi, stanno arrivando i titoli di coda. E la biondina che ho lasciato la cassa. E le persone che mi sono venute a vedere. Forza, Ivan, non c'è rimasto molto tempo, dai.
La mia casa, la mia macchina, il mio cane. Sì, cappelletti pane prosciutto, dai, andiamo. Ragionate ragazzi, gli amici del cinema non si possono risolvere così. Senti Ivan, fai quello che ti pare, noi ce ne andiamo. Noi ce ne andiamo. Siete pronti ragazzi? Cartina in mano e via. Si va per l'avventura immaginaria dentro il mondo degli esseri immaginati. Ciao Ivan, pensaci, sei ancora in tempo. E la piedina assassina? Dove la mettiamo? Chissà che cosa starà pensando la gente di là, nella sala. Chissà che cosa starà succedendo. E la biondina che ho lasciato da sola la cassa forse mi sta cercando. Uè, stronzoni! Oh, dai, aspettatemi però, che vengo anch'io! E così, dopo tanti umani sforzi, tanti grandi sacrifici e tante mistiche difficoltà, gli amici del cinema sono lieti di presentarvi il loro ultimo videofilm. Signore e signori, grazie per la cortese attenzione e buona visione a tutti. Il film sta per cominciare. Gli amici del cinema sono così, giovani veraci, grandi produttori, ma non di pomodori. Quello che sogno. Dentro al set, senza frega.